Giordano San Giorgi, patron del MEI, un momento Aldo di questa edizione zero appena conclusa. Siamo entusiasti, non ci ha fermato il Covid, non ci hanno fermato le ridicole restrizioni anti-Covid che sono giuste, che le abbiamo seguite tutte, ma che dovrebbero cambiare per facilitare i musicisti del settore dello spettacolo dal vivo che è in ginocchio e non riesce a ripartire. E soprattutto abbiamo superato la pioggia con un'edizione entusiasmante dove la gente non si è fermata ed è arrivata a migliaia in questi 3 giorni di grande musica indipendente ed emergente. Pieni tutti i palchi, a partire dall'incontro con Luca Carboni al pomeriggio, all'omaggio a Tite Fecele Tricolore, a Rino Gaetano, all'Irene Grandi che ha trasformato in blues le sue canzoni, al Francesco Bianconi dei Baustelle da solista, fino a tutte le band giovani, il palco giovani pieno di ragazze a sentire band ancora sconosciute. Una fiera del disco partecipatissima, un mercatino vintage dove ci sono delle primizie, delle editorie indipendenti, tante altre cose, piena di gente, e quindi siamo entusiasti. Un anno zero per la ripartenza significativo, che significa soprattutto che un festival per gli artisti indipendenti ed emergenti ci vuole, è necessario, perché sono tutti quegli artisti che soffrono e che non riescono a passare sui grandi media. Con tanti ospiti importanti e tanti artisti giovani ma molto bravi, il MEI si conferma ancora una volta il punto di riferimento per la musica indipendente. Come ti fa sentire questo dopo tanti anni? Mi fa sentire bene perché ho visto che viene sentito come un punto di riferimento nazionale in questa scena da parte di ventenni, 25enni, trentenni che vivono il MEI come lo vivevamo noi alle origini. Quindi significa un MEI vivo, attuale, addirittura forse in anticipo su molti tempi, tanto che sul palco giovane abbiamo visto e ascoltato degli artisti di altissima qualità che sicuramente si faranno sentire con maggiore notorietà nei prossimi anni, come già accaduto al MEI tra l'altro diverse volte. Oltre a essere una vetrina per tanti giovani, il MEI è una festa, un'enorme festa, sì, in cui tanti artisti e tanti appassionati di musica possono incontrarsi. Sì, diciamo che questo è l'elemento caratteristico del MEI. È soprattutto una 3 giorni di festa per tutti, per chi organizza, per chi partecipa ai convegni, per chi partecipa ai forum, agli incontri, per chi fa l'espositore, per chi suona. È una festa per incontrare gli altri, conoscersi, scambiarsi pareri, opinioni, quindi crescere insieme, fare progetti insieme. Una delle, come dire, elementi noti del MEI, oltre al fatto di essere uno scouting enorme, credo che il MEI abbia in qualche modo sia una piattaforma di lancio di più artisti di 3 o 4 talent messi insieme televisivi, dall'altro è proprio che al MEI sono nati tanti progetti musicali perché gli artisti sono proprio incontrati qui e hanno deciso insieme di fare delle cose. Grazie mille, ora complimenti per questa fantastica edizione e appuntamento all'anno prossimo con il MEI. Appuntamento a tutti, con finito l'anno zero per la ripartenza, ci auguriamo di fare un MEI finalmente tutti abbracciati insieme al 100% in piena capienza. Grazie mille, grazie ancora.